Ciao a tutti amici da Aristide e Andrea. e bentornati in una nuova puntata di A Spasso col Drone. Oggi analizzeremo una delle componenti fondamentali del drone, ovvero parleremo della bussola, della sua calibrazione, perché va fatta, come va fatta, quando va fatta e anche quando no. Ma tutto questo lo faremo subito dopo la sigla. Faccio così rimane a vita. La bussola, o come meglio chiamata compass nelle nostre applicazioni, è uno degli strumenti spesso molto sottovalutati rispetto ad altri, come ad esempio il GPS. Ma è molto importante perché? Esatto, è fondamentale in quanto la bussola ci va a indicare l'orientamento del drone nello spazio. Lo sapevi, Ah sì. Lo Aristide? sapevo, Lo sapevo, lo giuro. sapevo, lo sapevo. Quindi è un aspetto davvero essenziale. Il suo funzionamento va a unirsi a quello del GPS, in quanto sappiamo benissimo che il GPS ci determina la posizione esatta del mezzo, ma senza un corretto orientamento potremmo incombere a svariate problematiche. Quali? Ora faccio un piccolo esempio. Durante il volo manuale non noteremo grandissime problematiche. Durante il volo invece automatico, avere una bussola calibrata perfettamente è assolutamente essenziale. Prendiamo per esempio il volo automatico per eccellenza, ovvero il ritorno a casa in automatico. Cosiddetto return to home. Esatto, che può avvenire per il safe della batteria, quindi in automatico. Oppure perché siamo noi a dargli il comando direttamente dal nostro radiocomando o dall'app. Sempre meglio, naturalmente, però non sfruttare appieno tutta la batteria. Questo è un discorso che affronteremo quando parleremo nello specifico delle batterie, però me lo riservo per quello. Quindi, torniamo all'esempio. Durante il ritorno a casa, vediamo che il drone inizierà ad alzarsi, ovviamente alla quota che noi abbiamo preventivamente stabilito nella nostra app, quindi nella quota di sicurezza. Dobbiamo settarla a seconda del nostro scenario operativo. Stiamo divagando un po' troppo. Torniamo, diciamo, in focus. Quindi il drone si alza e inizia a ruotare la prua verso la nostra home. Quindi si alza all'altezza da noi stabilita e ruota la prua. Ok, la rotazione della prua la dà la bussola. L'orientamento della rotazione della prua viene dato dalla bussola. Ecco perché è fondamentale, perché se non abbiamo la bussola calibrata correttamente, ad esempio, troveremo che magari il drone ruota la prua di più o meno, ad esempio, 10 gradi rispetto alla nostra home. Qual è il risultato? Che vedremo il drone andare in una direzione Che non è la che non nostra. è la nostra e potrebbe andare a schiantarsi contro un ostacolo, un albero, o magari prendendoci dal panico lo facciamo andare via. Scorrere il cielo beato. Andrea, ma sai, adesso ci sono i sensori anticollisione, non abbiamo mica bisogno di calibrare la bussola. Qui diciamo casca l'asino. In quanto sì, è vero che abbiamo i sensori, ma è sempre elettronica e potrebbe non funzionare. In questo caso quasi sicuramente non funziona correttamente, perché è chiaro che il drone, se non sa l'orientamento giusto, se becca il sensore che gli dice che c'è un ostacolo, e magari nella sua testa gli dice di girare verso sinistra, ma verso sinistra c'è un altro ostacolo. Ma quindi Andrea, come la calibriamo questa bussola? Prima di partire con la procedura di calibrazione, ci tengo a precisare che tutto questo tutorial sulla calibrazione è incentrato sui droni DJI, perché sono naturalmente i più diffusi nel mercato, senza fare, diciamo, troppo, senza prendersela contro le altre marche. Non abbiamo nulla in contrario.
Proprio per questo, magari in descrizione vi lasciamo il link di qualche altro youtuber che vi farà vedere, ad esempio, se avete uno Unet o un Parrot, o ad esempio uno Xiaomi, vi dirà come effettuare la calibrazione, perché ogni casa proprietaria ha una sua calibrazione di default. Ha un suo metodo di calibrazione. Esatto. Voglio ripartire dal passato, quindi dai droni autocostruiti, perché fondamentalmente la calibrazione non è variata. È cambiato come veniva attivata. In passato, infatti, tramite il radiocomando bisognava switchare costantemente i flight mode finché il singolo LED di indicazione di stato diventava arancione fisso. Quindi quando diventava arancione fisso vuol dire poteva partire la calibrazione. Poteva partire la calibrazione. Esatto. Invece con i nuovi droni tutto avviene tramite applicazione. Quindi, bando alle ciance, facciamo vedere praticamente come si svolge una calibrazione su un drone di oggi. Innanzitutto bisogna accendere il radiocomando, poi accendiamo il drone. Quindi accendiamo prima il radiocomando. Esatto, sempre prima il radiocomando e poi accendiamo il drone. Ok. Apriamo la nostra app DJI Go 4, in questo caso essendo un Phantom 4. Ok. Andiamo sul menu in alto a sinistra dove ci sono i tre puntini. Okay. Poi clicchiamo nella sagoma, nell'immagine del drone, scorriamo il menu fino a giù e andiamo in Advanced Setting. Nello specifico andiamo a cliccare su Sensor e si aprirà la schermata dove vedremo sia l'IMU e sia il Compass. Quindi la bussola. La bussola. Quindi clicchiamo su Compass, okay. E poi clicchiamo su Calibrate. Calibrate Compass. Cosa succede? Succede che i LED di stato, ovvero quelli posteriori, da flashare diventano arancioni fissi, o giallo, ora forse sono daltonico, però è giallo o arancione. Vabbè, giallo arancione, dai, siamo lì. Siamo lì. Quello è il segnale che ci dice che possiamo iniziare la calibrazione. Quindi prendiamo il drone, ce lo portiamo davanti a noi e iniziamo a fare, come ci indica anche l'applicazione, un 360 intorno a noi. Terminiamo la rotazione di 360 gradi non appena noteremo che il LED da giallo diventa verde. Ok. A quel punto, come suggerito anche dall'applicazione, dobbiamo puntare il naso verso in giù. E facciamo la stessa operazione a 360 gradi. Tenendo il drone dal carrello. Esatto. Una volta che arriveremo al nostro punto di partenza, il drone ci darà un segnale che può essere positivo o negativo. Ok, quando è positivo? Quando è positivo, quindi la calibrazione è andata a buon fine, farà due flash verdi. Uh-huh. Se invece noteremo, come vi faremo vedere, che i LED flashano arancione e rosso, in quel caso significa che la calibrazione non è andata a buon fine. E bisogna ripeterla. Bisogna ripeterla in quanto c'era qualcosa che faceva interferenza, quindi dobbiamo spostarci di qualche metro dalla posizione in cui eravamo. Ok, quindi adesso che abbiamo capito come fare una calibrazione, vogliamo capire quando farla e quando non farla. Certo, questo è molto importante. Anche qui preferisco partire dal passato, in quanto prima della tecnologia attuale che ti dice anche quando devi fare la calibrazione, in poche parole, c'era l'usanza di effettuarla ogni qualvolta ci si spostava di quei 100-150 km dall'ultimo punto di atterraggio. È ancora così? Sì, tendenzialmente è ancora valida, perché come vedremo dalle carte geomagnetiche, spostandoci in questa fascia di spazio, notiamo che cambia appunto di qualche grado la declinazione magnetica. Ora, vi metteremo la carta dell'Italia, noterete che non c'è tantissimo proprio scarto fra nord e sud. Esatto. E sicuramente se domani vogliamo in Australia qualcosa sicuramente cambia, quindi la calibrazione è sinceramente d'obbligo farla. Tuttavia però c'è anche chi ha l'usanza di farla ogni volta che vola. Allora, tendenzialmente non è sbagliato. Però c'è un però, e si ricollega al quando non fare la calibrazione della bussola. Ovvero, questa pratica diventa errata quando non siamo sicuri che il luogo in cui stiamo effettuando la calibrazione sia effettivamente esente da campi magnetici.
elettromagnetici. Io durante i miei corsi faccio sempre un po' l'esempio più estremo. Dico, immaginate che dovete fare una ripresa promozionale per l'Ilva, okay? Ho un volo di ispezione all'Ilva, che è una grossa acciaieria, sicuramente la conoscete anche per cose non molto belle. Quindi se ci troviamo in un contesto dove è pieno di acciaio o che sia a go go, lì i campi magnetici e l'elettromagnetismo va a nozze, insomma. Certo, quindi, ne risente parecchio. Ne risente, cioè, al 100%. Quindi quando andremo a fare la calibrazione lì all'Ilva, sicuramente la nostra calibrazione sarà completamente cannata. Quindi qual è, diciamo, il consiglio? Quello di fermarsi qualche chilometro prima e trovare un po' di natura, quindi effettuare la calibrazione, o per assurdo non farla. Quindi se la calibrazione è stata fatta in un luogo non troppo distante dal luogo in cui stiamo volando, è meglio non farla. Per tirare un po' le somme, la calibrazione della bussola è qualcosa di veramente importante. Quindi fatela quando va fatta. In questo caso ve lo dice, siete fortunati perché ve lo dice direttamente l'applicazione. Nel caso in cui non ve lo dovesse dire, se vi spostate di tantissimo distanza dall'ultimo punto di atterraggio, fatela ugualmente. Ma prestate attenzione sempre a cosa avete sotto. Quindi se volete fare una calibrazione in un luogo in cui non siete sicuri che non ci sia niente che possa interferire a livello elettromagnetico, mi raccomando, non fatela. Ora però diteci voi cosa ne pensate, scrivetecelo qui nei commenti. Come fate voi la calibrazione? Avete qualche consiglio da dare ai nostri video ascoltatori? La fate sempre? Non l'avete mai fatta? Ci perché c'è anche chi non l'ha mai fatta. Certo. Non l'ha mai fatta? Vi è capitato di effettuare una calibrazione errata e avete notato appunto delle anomalie durante il volo? Scriveteci tutto qui nei commenti, lasciate un like a questo video, iscrivetevi al nostro canale e attivate la piccola campanellina che trovate lì in basso, in modo da ricevere le notifiche ogni volta che faremo un nuovo video. Naturalmente non vi dimenticate di seguirci anche sugli altri nostri social network, quindi Instagram, Facebook. Anche per oggi siamo giunti alla fine. Vi ricordiamo l'appuntamento per venerdì alle ore 14:30 e buon volo a tutti. Ciao!